resisto più, mi perdoni, non resisto più, perché io capisco che i sinistri diano i numeri di comodo dicendo addirittura che il problema immigrazione non c'è più perché sono in via di affievolimento questi numeri, e non mi meraviglio neanche che il nuovo centrodestra, che è la stampella del governo Renzi, regga il gioco, perché è ovvio, no? Nella loro complicità ci stanno proponendo, propinando dei numeri che sono di fantasia. Quello che è certo è che continuiamo ad affrontare il problema dalla parte sbagliata. Dicono i sinistri, dato che sono qua, bisogna che ce li ripartiamo tutti quanti, ma il problema non è dato che sono qua, non bisogna farli venire qua. Allora bisogna che creiamo le condizioni perché non partano dall'Africa. In tutti i modi dobbiamo creare là, in Africa, i centri di accoglienza e di smistamento, verificare là in Africa chi è profugo e chi non lo è. Abbiamo già avuto modo di accertare che solo uno su quattro scappa dalle guerre, gli altri tre non scappano da nessuna parte. Stranamente sono tutti soggetti, il 94% sono soggetti che sono in perfetta forma fisica, dai 18 ai 35 ai 40 anni, non hanno neanche una scalfitura sulla pelle, quindi non scappano da nessun tipo di conflitto, e se veramente a casa loro c'è il conflitto che mette a repentaglio le loro famiglie, perché non rimangono a difendere le loro mamme, le loro mogli, i loro figli, e invece vengono qua vestiti di tutto punto, con il telefonino che glielo paghiamo noi, vengono qui a pretendere, perché c'è anche questa questione, poi si arrabbiano perché non hanno un vitto adeguato, non hanno un alloggio adeguato, finché ci sarà un grande affare sotto, scusa, mi rendo conto, i sinistri si arrabbiano quando diciamo la verità, si arrabbiano, però io non ti ho interrotto, scusami, se la regola è che ci interrompiamo, guarda, mi inviti a nozze, sto solo dicendo che, allora la questione, purtroppo ho ascoltato e fremevo nel sentire le baggianate che raccontavate, allora la questione sta in questi termini, noi dobbiamo fare in modo da far capire che o affrontiamo la questione là, ma non ci potrà essere soluzione al problema fino a che le cooperative rosse, più o meno rosse, ricevono dallo Stato 37-38 euro per ogni migrante che sono chiamati a gestire. Non ci sa, perché più gente arriva, non l'hanno detto anche durante l'intercettazione a Roma, facciamo più soldi con gli immigrati che non con la cocaina. È chiaro, c'è un interesse troppo grande ed è evidente che questo interesse fa in modo che porte aperte, la Renault, tutti qui da noi. Poi quando sono qui sappiamo perfettamente che si creano delle scompense di notevole natura, allora, anche dal punto di vista sociale, tutto quello che sappiamo. Quindi bisogna fermarli là. Se li fermiamo là, sappiamo che raggiungiamo prima di tutto il primo obiettivo, il più importante, non ci sono più morti in mare, non ci sono più i drammi dei naufragi, e quindi tanto quelli non muoiono più. Là vediamo chi è profugo e chi non lo è. Sono 10.000 i soggetti che sono veramente profughi, bene, quei 10.000 devono essere divisi per 28, l'equivalente dei paesi europei, e ogni paese europeo si deve portare a casa la sua quota, se vuole, nei limiti della sopportabilità. Quello che ho detto e continuo a ribadire, noi non possiamo farci carico come italiani e come veneti di tutti i disperati o finti disperati che arrivano da tutte le parti del mondo, perché prima di pensare ai disperati che arrivano dall'Africa dobbiamo pensare ai disperati veneti e italiani che non hanno neppure la possibilità di garantire a se stessi e a propria famiglia un'esistenza dignitosa. Io ho detto, chiedo con forza che i nostri pensionati che hanno lavorato una vita, che hanno pagato le tasse per una vita, bene, lo Stato i nostri pensionati riconosce 450 euro al mese, che hanno lavorato una vita e pagato le tasse una vita, all'ultimo arrivato lo Stato riconosce più di 1.000 euro al mese, possiamo chiedere che ai nostri pensionati venga garantito lo status di profugo, almeno così possiamo questo? Allora il nostro, lo devo dire, non è più un paese normale, lo dico con amarezza per i miei figli e per i miei nipoti, non è più un paese normale. Sulla questione legata all'immigrazione, perdonate ancora, cioè stiamo dicendo, uno, che servono gli immigrati perché non abbiamo figli nostri e di conseguenza i figli li facciamo fare, tanto comunque sono tutti quanti ragazzotti, sono poche donne, a parte che il governo con le derive
un po' bisex, non interessa che arrivino le donne, tu hai detto non ci sono donne, sono mica in cerca di donne, tanti che sono al governo, cioè hanno, noi siamo saldamente radicati sulla sponda tradizionalista, ne siamo, però rispettiamo le simpatie anche di altri lussuriosi, diciamo così, no? Per quel che ci riguarda, diciamo semplicemente, noi dobbiamo fare in modo adesso che si capisca che la questione immigrazione, noi abbiamo, presente qui il Presidente Ciambetti, abbiamo ricevuto in questi giorni, attraverso la consulta per i migranti nel mondo, abbiamo ricevuto le rappresentanze dei migranti veneti che sono sparsi in tutto il mondo. Allora, abbiamo tantissimi veneti che sono stati costretti ad emigrare, perché allora lo Stato non ha dato loro l'opportunità per rimanere, non sarebbero mai andati via lasciando le loro terre, la loro patria, i loro parenti. Sono stati costretti ad andare via. A quali condizioni i nostri migranti sono andati via dal Veneto e dall'Italia? Intanto, quando andavano negli altri paesi, dovevano rispettare la storia, la cultura, le tradizioni dei paesi ospitanti, prima di tutto, finché non erano integrati, sapevano di essere degli ospiti, prima di tutto. Quando andavano negli altri paesi, venivano costretti a fare delle visite mediche immediatamente per verificare il loro stato di salute, non come avviene qui da noi, entra, non si sa, abbiamo una serie di malattie che sono ricomparse nel nostro territorio, che hanno state debellate da decenni e si rimanifestano proprio per la presenza di soggetti che arrivano qui, non si sa da dove, non si sa come, non si sa con quali controlli. Allora, chi paragona i nostri migranti con quelli che arrivano qua, cioè, bestemmiano come in un luogo sacro. Perché non è possibile paragonare le situazioni in cui sono stati chiamati poi a vivere i nostri migranti con le situazioni, ci sono delle foto anche su Facebook che dimostrano, come erano i nostri migranti? Basti pensare a chi andava in Belgio, chi andava a Marcinelle, li vedi che erano là, sporchi, di lavoro, non... E la fotografia di lo stato dei migranti adesso, davanti nelle piazze nostre o davanti ai bar, quant'altro, belli come il sole, belli profumati, con l'agent de poche in tasca, il minimo per vivere, e il telefonino gratis e quant'altro, voi mi dite che è paragonabile. E i sinistri ci prendono per il culo, scusi il direttore, dicendo che anche noi abbiamo vissuto questo dramma e dobbiamo capire il dramma di questi che vengono qua vestiti a festa, vengono qua a soggiornare a spese nostre. Cioè, se questo è il modo di affrontare la situazione da parte dei sinistri, allora abbiamo detto no, c'è solo un interesse economico sotto, non c'è la volontà di porre rimedio a questo flusso, e lo sappiamo tutti che i flussi migratori attuali sono pilotati. Ma come ci dicono, ci raccontano questi ragazzotti in forze, ci raccontano che per montare sui barconi devono pagare 8-10 mila euro a testa. Ma chi è che gli dà 8-10 mila euro se nei loro territori con 10 mila euro vive una tribù per un anno intero, per di più, per 10 anni? Chi dà i soldi a questi qua per montare sui barconi e venire qua da noi? Come stanno le cose? Vedete che ci stanno prendendo per il culo? Cioè, ci stanno dicendo che dobbiamo fare del bene a queste persone, noi stiamo massacrando i nostri connazionali, per dare spazio a chi? A chi spesso non fa altro che, non essendoci più posto di lavoro neanche per i nostri ragazzi, che devono prendere la valigia e andare in Australia, andare a Londra, andare in Germania, i nostri ragazzi, perché questi qua non c'è lavoro, e come vengono qua? Ma la vita organizzata, spaccio di droga, ormai il 70% della popolazione carceraria è fatta di immigrati, ma in un rapporto che è molto diverso, e non è che abbiamo il 50% per momento di immigranti, cioè abbiamo 5 milioni di immigranti contro i 7 milioni di italiani, e nonostante questo il 70% della popolazione carceraria è fatta da immigranti, cioè tutte queste cose qua. Se ci dicono i sinistri che il problema non esiste, o vivono sulla Luna, su Marte, o ci vogliono prendere per il culo. Scusate.